tutti al TG di Glu Glu dalla Baby Redazione di Cremona 1. Anche oggi cercheremo di tenervi informati sul tema dell'acqua, del consumo consapevole e dell'ecologia. Partiamo con la prima notizia. Dopo il bruco mangiaplastica, scoperto da una ricercatrice italiana, è arrivato il batterio mangiaplastica. Lo hanno scoperto alcuni scienziati inglesi e americani. In realtà il batterio in questione sarebbe già ghiotto del materiale inquinante, ma grazie ad alcune modifiche effettuate in laboratorio riuscirebbe a farlo molto più velocemente. Forse non potrà risolvere da solo il grandissimo problema dell'inquinamento dei mari e degli oceani causato dalla plastica, ma potrebbe essere un alleato in più per ridurre i rifiuti presenti nel mondo. Oggi nella nostra inchiesta trattiamo un tema molto interessante. Scopriamo insieme ai nostri inviati Eleonora Busi e Glu Glu. Hai visto questo video che ci è arrivato in redazione dagli alunni di Brazzuoli? Tra l'altro loro hanno fatto anche un questionario sull'utilizzo dell'acqua, è molto interessante. Dovremmo parlare con qualcuno di idratazione. Vediamo nel nostro database chi possiamo selezionare. Perfetto, ho preso appuntamento online all'Hollis Medical Center dal dottor Mancini per parlare di idratazione. Vado? Vado in missione. Telefonami se ti manco, eh? Dottor Luigi Mancini, permesso? Buongiorno, buongiorno. Sono qui all'Hollis Medical Center perché ho bisogno di farle qualche domanda. Con i ragazzi della scuola di Brazzuoli, insomma, stiamo cercando di raccontare qualcosa sull'idratazione e vorrei sapere se l'acqua del rubinetto può andare a rispondere in modo corretto al desiderio della sete del nostro corpo. Direi assolutamente sì, perché contrariamente a quanto si pensa, innanzitutto è un'acqua estremamente controllata, in modo, per usare un gioco di parole, trasparente. E questo già la rende assolutamente sicura. Seconda cosa, appunto, come dicevo prima, contrariamente a quanto si pensa, è un'acqua che sia per quanto riguarda il suo livello di acidità, avendo un pH di livello circa 7,5-8, cioè un pH alcalino, aiuta l'organismo ad eliminare quelli che sono i naturali acidi prodotti dal nostro metabolismo. Contrariamente alla maggior parte delle cosiddette acque oligominerali che, avendo viceversa un pH al di sotto del 7, quindi di per sé acide, questo tipo di processo tendono a non svilupparlo. Inoltre dobbiamo tenere conto della presenza del calcio. È vero che il calcio per certi aspetti può costituire un ostacolo per le nostre massaie perché magari rende necessario una certa manutenzione per le lavatrici piuttosto che per le lavastoviglie e così via. Ma in realtà il calcio disciolto nell'acqua, essendo totalmente biodisponibile per il nostro organismo, rappresenta una fonte nutrizionale estremamente importante senza dover ricorrere ad integrazioni o ad alimenti che potrebbero, proprio perché forniscono da una parte calcio, però fornire altri problemi per le loro caratteristiche. Dottore, dato che sono qua ne approfitto, ma noi quanto dobbiamo bere in una giornata? Perché c'è chi dice 2,5 litri, c'è chi dice 3, c'è chi dice che 1,5 è sufficiente, c'è un numero che possiamo identificare? Allora, questa domanda è molto interessante e colgo l'occasione proprio in virtù di questo per ribadire ulteriormente quanto l'acqua del rubinetto sia utile, perché di fatto ci mette nella condizione di avere una fonte potenzialmente illimitata. Detto questo, i famosi 2 litri al giorno possono essere considerati una quantità adeguata, chiaramente dobbiamo tenere conto della stagione in cui ci troviamo. Il fabbisogno estivo è sicuramente superiore perché la nostra traspirazione o l'attività fisica determina un consumo maggiore, il fabbisogno invernale può essere inferiore, però automaticamente possiamo dire che i 2 litri medi nella giornata possono essere considerati una quantità adeguata. Perfetto, grazie mille dottore. Noi adesso abbiamo integrato le conoscenze della scuola di Brazzuoli, quindi io e Glu Glu ci possiamo ritenere soddisfatti, perciò studio, ti restituisco la linea. A largo delle coste di Palos, in Spagna, che videro salpare molto tempo fa Cristoforo Colombo per l'America, è stato ritrovato un capodoglio ucciso dalla plastica. Nello stomaco dell'esemplare femmina sono stati ritrovati quasi 30 kg di plastica. Ogni anno sono tantissimi gli animali che ingeriscono, vengono intrappolati dai rifiuti di plastica e muoiono per questo motivo. È arrivato il momento di collegarci con gli amici di Abracadacqua. Ecco, la qualità dell'acqua è ottima. Blu, blu profondo. Sì, ma dottor Pozzo? Sì? Ma guardi l'indicatore della qualità dell'acqua. Sì. Guardi.
è diventata verde. In effetti è verde, sì. E questo è l'indicatore dei mari e degli oceani. Ma non è un problema, probabilmente ci sono solo un po' più alghe del solito. È normale nel mare, questo succede, sì. Ah, no, 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 no. Non sono alghe. Plastica. Ah, certo. La plastica rimane nell'ambiente per tantissimo tempo e si infila dappertutto, anche nel mare. Ma d'altronde non ci possiamo fare nulla. Beh, ma qualcuno dovrà pur fare qualcosa. È una situazione inaccettabile, c'è talmente tanta plastica che il mare è diventato verde. Sì, è vero, però non possiamo certo metterci a pulire il mare, non trovi? Ma certo! Dovremmo ripulire il mare! Ma cosa dici? Come facciamo a ripulire il mare? Il mare è grandissimo e noi siamo solo due! Effettivamente ci vorrebbe proprio un'idea. Pensiamoci. Pensa. Trovato! Ma che cosa? Useremo una canna da pesca! Una canna da pesca? Sì! Vorresti ripulire il mare pescando? E io ho proprio quello che ci serve. E proviamo. Si sa mai che magari riusciamo anche a recuperare la cena, eh? Oppla! Vediamo se peschiamo anche tutto quello che pescheremo, pescione. Lo metteremo qui dentro. Procediamo! Eccoci qua! Pronti? E via! Vediamo, sento che qualcosa ha boccato. Sì, vai! Come tira? Olè, guarda! Una medusa! Medusa? Che esemplare, guarda come fluttua nell'aria, come una medusa. Ma questa non è una medusa, questa è plastica, un sacchettino di plastica. Oh, ma che schifo! Niente. Non si può mangiare. Andiamo avanti. Riproviamoci. Pronti? Questo via! Me lo sento, è un bel pesce. Vediamo. Oh, guarda com'è panciuto! Guarda, che simpatico pesce palla! Sì, fantastico. È un fantastico pesce palla! Ma questo non è un pesce palla, questa è una palla! Una palla? Sì! Di plastica! Accidenti! Andiamo! Proviamoci ancora una volta, pronti, via! Guarda, questo sembra un pesce molto grande! Questo è pesante! Che buono deve essere! Un pesce martello! Pesce esemplare! Ma che pesce martello? Questo è un martello! Giocattolo! Accidenti! Ma chi è che pianta i chiodi sotto il mare? Non lo so. Forse Geppetto nella pancia della balena. Può essere. Un altro lancio! Olè! Questo peserà 10 kg. Enorme pesce spada! Pesce spada! Fantastico! Ma no! Questa è una spada. Una spada? Sì. Col fodero. Accidenti. Plastica. Sempre plastica. Mamma mia, che pesca terribile che abbiamo fatto. Sì, abbiamo pescato solo della gran plastica. Già. Pensa che nel mare ci sono addirittura delle isole intere fatte di plastica che viene raggruppata dalla corrente di tutto il mondo. Ma è disgustoso. Sì, anche perché i pesci soffrono di questa plastica. E anche gli uccelli. E soffre anche la nostra macchina. Già. Così è sempre più difficile fare la magia dell'acqua. Sì, forse la nostra abracadacqua sta diventando vecchia. Non dirlo neanche per scherzo. Il pianeta sta benissimo. È solo che a volte qualcuno non lo sa usare. Già. O lo inquina. E lascia in giro tutta questa spazzatura. Bisogna ammettere che c'è troppo inquinamento. Già. Sì. Qui ci vorrebbe proprio un bel cambiamento. Altrimenti... Con tutto questo inquinamento, il pianeta che cosa potrà fare? L'acqua finirà e chissà il pianeta cosa farà. Sono sempre più diffusi gli Aqua Point di Padani Acque, fontanelle per ambienti interni che erogano gratuitamente acqua fresca e pura. I corner della nostra acqua pura sono posizionati in luoghi pubblici di passaggio e in spazi largamente frequentati dai cittadini.
palestre e impianti sportivi, scuole ed edifici pubblici. Ogni AquaPoint è dotato di un pannello informativo sulla qualità, economicità e sostenibilità dell'acqua di rete. Queste fontanelle rappresentano un punto di contatto tra Padani Acque e i cittadini, un servizio pensato per fare in modo che tutti possano dissetarsi e gustare sempre la nostra acqua, sempre fresca, buona e controllata. Questa era la nostra ultima notizia. Il telegiornale di Blu Blu torna tra 7 giorni.